battesimo del primo concerto che si è tenuto a Ranzadico, però è qua con noi questa sera. E questo non è così importante. Dunque, questa rassegna è nata da un'idea in particolare del tavolo Arte e Cultura, che è uno dei primi tavoli che si sono attivati all'interno del comitato per cominciare a lavorare sul patrimonio e sulla Valpadana in generale, per la sua promozione turistica. Abbiamo anzitutto mappato, contato tutte le eccellenze e le bellezze storico-architettoniche che abbiamo in Valpadana e poi ci siamo domandati come valorizzarle. Una di queste vie ci è sembrata la più felice, quella di avvicinare arte ad arte e quindi di far apprezzare queste bellezze, così come quella che abbiamo già apprezzato spostando lo sguardo attraverso la musica, proprio con questi concerti. E quindi il nostro obiettivo è di far vedere la Valpadana, di farla ascoltare e di farne una visita guidata con la musica. Questa sera abbiamo con noi l'ensemble Baroque Carlo Antonio Marino, a cui chiedo l'onore di avere in mano. Buon ascolto. Buon ascolto.